così, ma che... Rosso in viso, quanto ha bevuto? Poco. Non la credo. Qua vediamo due bottiglie di birra finite. Chi l'ha bevuta? Io. Quindi un po' ha bevuto, ha detto. Oh, poco. È poco. Come si mangia all'Opperbacco? Benissimo. Perché? Anche se cucinano bene. Cosa ha mangiato lei? Vediamo il piatto vuoto. Niente. Non dobbiamo credere. No, ha mangiato tutto, Ha mangiato anche il suo? Sì, sì. La fritturina, il panino. È ottima, è buonissima. Cosa ha mangiato lei? Sasicce e friarielli. Come sono? Ottimi. Ma ha mangiato solo o ha anche bevuto? Non lo so, penso di sì. Vediamo, facciamo il test. È bianco o rosso? Bianco. No, è ancora poco questo, ne deve venire ancora un'altra bottiglia sicuramente. Signora, dicono che lei stasera è particolarmente insonnata. Sì, molto. Però la gioia e il gusto di venire a assaggiare queste prelibatezze, anche un po' di sonno, andava bene superarlo. È un po' speciale sedere al tavolo dell'Opperbacco. Molto speciale, grazie ai proprietari, grazie allo chef, un bel ambiente, molto confortevole. Cosa ha mangiato lei? E ho mangiato un panino con la porchetta, la provola, i peperoni, insomma una cosa particolarmente squisita. Rosario, allora perché il nome Opperbacco? Perché il nome? Perché praticamente a me piace il vino. Gli amici prendevano in giro mio figlio per Bacco, il dio del vino. E quindi ecco perché è uscito fuori questo Opperbacco. Tu cosa hai mangiato? Patatine e pollo. Come sono le patatine? Ottime, non quelle surgelate, quelle non surgelate sono sempre le più buone. Ottimo panino con hamburger e formaggio, patate, panino Totò. Perché venire all'Opperbacco? Ma perché l'ambiente è allegro e accogliente, ci sono subito tanti amici e tutto il cibo è molto molto genuino. Oggi che giorno è? Oggi è il 31 ottobre ed è Halloween. E tu da cosa sei vestito? Io? Da Conte Scheletro. Perché il Conte Scheletro? Mi piace. Ma ti piace perché? Perché è forte, è bello ed è anche mitico. E tu da cosa sei vestito? Da uomo ragno. Perché l'uomo ragno? Che mi piace molto. Al papà Opperbacco è molto bello. Ti piace? Sì. Perché? Perché si può giocare pure al biliardino. Emanuele De Tommaso, la serata di Halloween qui all'interno del locale Opperbacco di Quarto. Buonasera innanzitutto. Niente, l'idea è giusto per far notare anche il locale, quello che tratto, perché oltre a essere un pub ci tengo a precisare che è anche un centro scommesse, perché è appassionato, diciamo, per il calcio o altri tipi di sport, e anche perché per carambole o calcio balilla, per chi è appassionato anche per questi giochi, diciamo, di intrattenimento. La serata è una serata prevalentemente dedicata, ecco, ad Halloween, con un menù fisso di 10 euro che comprende antipasto misto, panino a scelta del cliente, bibite a scelta, e in più c'è anche la possibilità dopo del karaoke e di balli di gruppo. Questo però oltre ad Halloween sarà per tutte le altre, diciamo, serate che organizzerò ogni sabato. Raccontiamo un po' la storia del tuo locale. Perché si chiama Opperbacco? Allora, la storia diciamo non ha niente a che vedere all'attore comico che è il grande Totò, ma tutto avviene dalla mia, diciamo, quando ero piccolo. Mio padre è un appassionato di vini, ne capisce, è pieno di interditore, e i miei amici da piccolo mi chiamavano mio padre Bacco e a me automaticamente Bacco Junior, quindi quando mi vedevano Opperbacco, e da allora nasce il nome di questo locale che è il tale Opperbacco. Perché venire all'Opperbacco? Perché penso che una realtà del genere non ci sono ancora, non sono ancora sviluppate, ed ecco, è proprio una realtà che racchiude varie tipologie di persone e quindi una grande famiglia. Ricordiamo dove si trova il locale? Il locale si trova in via Giorgio De Falco, numero 3436, quarto di Napoli.